numero 15, capitano Alessandro Rotaru. Numero 1, Alessandro Maestrello. Numero 3, Nicolò Bianconi. Numero 6, Tommaso Albertini. Numero 7, Gregorio Mazzanti. Numero 9, Rinaldo Ceroni. Numero 11, Javier Lamarca. Numero 12, Filippo Ariotti Lopez. Ed ora per la Generazzara con il numero 3, capitano Antonio Milano. Numero 4, Mattia Senatore. Numero 7, Matteo Lettera. Numero 8, Carlo Milano. Numero 13, Alessandro Florio. Con il numero 14, Lorenzo Fradito. Numero 15, Thomas Russo. Numero 17, Antonio De Guida. Numero 19, Raffaele Rella, Antonio De Guida. Numero 19, Raffaele Rella. Con il numero 26, Antonio Capolano. Numero 3, Anastasio Zappa Perreto. Buon pomeriggio, sabato 6 aprile, bentrovati dalla palestra Palumbo di Salerno. In campo si affrontano per la nona giornata di ritorno la Genea Lanzara e il Romagna, le ultime tre gare della regular season del campionato di Serie A Silver, con la Genea Lanzara che occupa la settima posizione in classifica con 20 punti fin qui conquistati, 24 invece il Romagna. La sesta posizione in classifica per la Genea Lanzara, appunto, ricordiamo, in Romagna che invece è quinta con 24 punti. Campionato e campionato di Serie A Silver che riprende in questo sabato dopo la pausa per gli impegni delle squadre Under 20, appunto nella Youth League Under 20 che si è disputata lo scorso weekend con la Genea Lanzara, che ha fatto molto bene, ma c'è subito l'opportunità adesso per i padroni di casa, per la squadra di Maione, di realizzare la prima rete di questo match. Non è così, tiro dai 7 metri sulla linea Alessandro Florio, c'è la parata però del portiere del Romagna, nulla di fatto, 0-0 dopo oltre un minuto di gioco trascorso alla palestra Palumbo di Salerno. Occasione sfumata, la prima per poter passare in vantaggio per i ragazzi allenati dal tecnico Pasquale
Maione. Adesso c'è l'attacco del Romagna con il numero 23 Ramondini e poi la palla che entra, ci aveva messo la mano Joel Cappellari, ma la palla è comunque entrata e quindi il vantaggio della squadra ospite. Quando non sono ancora trascorsi 2 minuti di gioco, ci prova adesso ma sbaglia ancora, 2 tentativi sbagliati da parte del set di casa, prima con Alessandro Florio dei 7 metri, adesso il tiro che non è entrato, quello di Alex Amendo, e quindi il risultato che resta sullo 0-1 e che vede in vantaggio invece la squadra allenata da Miguel Moriana Lopez. Dicevamo degli impegni che ci sono stati lo scorso fine settimana, quelli nella Youth League Under 20, Generale Anzara che è campione d'Italia, che ha conquistato il miglior piazzamento nel proprio raggruppamento e che quindi si è così guadagnata la qualificazione alle Final Eight Scudetto che si terranno il prossimo giugno. Quindi questo quanto accaduto lo scorso fine settimana con il campionato di Serie A Silver che si è fermato e che invece è ripartito proprio in questo sabato. Vediamo anche le altre gare che sono in programma per questa nona giornata di ritorno. Il CUS Palermo che affronta il Campus Italia, Chiaravalle Lions Teramo, Verdi Azzurro Camerano, Enna Cologne e poi San Lazzaro Molteno. Questo è il programma di gare del nono turno del girone di ritorno. Intanto un errore, non hanno preso bene le misure ragazzi di Pasquale Maione, il passaggio che non è riuscito. 3 minuti e poco più di gioco trascorsi, sempre lo 0-1 qui alla palestra Palumbo di Salerno e sempre la palla a mano Romagna che è in vantaggio di una rete. Adesso attacca ancora la squadra ospite, lo fa con Thomas Russo e poi ancora attacca il Romagna, la palla che però non passa, può ripartire invece la Generale Anzara. Amendo per Alessandro Florio, vediamo se questa volta il numero 13 riuscirà a mettere la palla in porta. Neanche questa volta un contatto nel momento di andare al tiro, ci riprova intanto la Generale Anzara con Ramondini che riceve palla, poi lo scarico sull'ala, Tommaso Albertini, di nuovo palla a centro e sempre il giro palla anche prolungato della palla a mano Romagna che intanto lo ricordiamo è sempre in vantaggio di una rete sulla Generale Anzara. Tanto la panchina incita, la squadra in campo, c'è il tiro e la parata, il tiro di Gregorio Mazzanti che ha provato a realizzare il gol del doppio vantaggio, quello dello 0-2, nulla di fatto perché ci ha messo le mani Joel Cappellari, ha chiuso la sua porta. Adesso c'è l'occasione per la Generale Anzara di pareggiare i conti, di portarsi in equilibrio, di trovare la rete dell'1-1 dopo il tentativo dalla linea dei 7 metri di Alessandro Florio. È proprio lui che adesso gestisce questo pallone per Fragnito, per ancora Mendo, indietro per Schipani, è sempre della Generale Anzara il pallone, quindi dicevamo dell'occasione dei 7 metri di Florio e poi quella fallita in precedenza da Alex Mendo. Anche in questo caso non si è inteso il numero 75 con Fragnito che era avanti, che poteva insomma provare ad andare in porta, così non è stato e quindi nuova occasione fallita. Intanto c'è il fischio da parte dell'arbitro. Nulla di fatto, dopo 5 minuti e mezzo di gioco il risultato è sempre bloccato sullo 0-1. Florio, Fragnito, indietro per Mendo, la palla che questa volta entra dalla distanza, ci ha provato il numero 75, questa volta a differenza di quella occasione precedente la palla è entrata in porta e c'è la rete dell'1-1, assoluto equilibrio dunque dopo 6 minuti di gioco alla palestra Palumbo tra la Generale Anzara allenata da Pasquale Maione, invece la palla a mano Romagna di Miguel Moriana Lopez ed il pubblico dopo la rete, la prima della squadra di casa, adesso incita i suoi. Questa è una gara molto importante, così come lo saranno tutte le prossime, le successive gare di campionato che varranno per il miglior piazzamento nella griglia dei playoff, quindi
nell'ultima fase del campionato. Ricordiamo quanto accaduto fin qui. Per la Gioia Lanzara c'è stata la sconfitta nel precedente turno sul campo del San Lazzaro, prima però un momento molto positivo vissuto dalla squadra di Pasquale Maione con 4 vittorie consecutive. Adesso attacca proprio la Gioia Lanzara, c'è Andrea Schipani che stava provando ad andarsene, è stato però fermato, la palla è sempre per i padroni di casa, riceve Mendo proprio per il numero 37, Schipani, ancora Mendo e poi Florio che avanza, la palla è di nuovo per Mendo, lo scarico sul numero 7, Matteo Lettera, Mendo riceve palla Schipani, la trattiene, qualche incertezza di troppo da parte del numero 37 che è costretto a lasciar palla agli ospiti che si sono già riportati nella parte opposta del campo, quindi deve difendersi adesso la squadra di Pasquale Maione che incita i suoi dalla panchina. Una Gioia Lanzara tra l'altro che arriva a questa gara di campionato non nelle migliori condizioni, abbastanza affollata l'infermeria, manca per esempio il miglior marcatore di questa squadra, parliamo di Luigi Arena, non soltanto lui però sono diversi gli infortunati, mentre intanto arriva il secondo gol della Pallamano Romagna, vedremo come si difenderanno gli ospiti e se riuscirà invece, purtroppo no, la Gioia Lanzara subito a riportarsi in equilibrio, il tentativo era stato del numero 37, ancora una volta Andrea Schipani, la palla però è finita fuori, 1-2 il risultato, soltanto una rete a dividere le due formazioni in campo, mentre ci sono già dei probabili cambi in vista per Pasquale Maione, perché vediamo in panchina Antonio De Luca che si sta riscaldando, sta ricevendo probabilmente anche le indicazioni da parte del proprio tecnico, mentre c'è però la squadra di casa che attacca, lo fa con Ivano Rossi per Alex Mendo che prova ad avanzare, indietro per Schipani, riceve Alessandro Florio, ancora palla a Schipani, poi Florio, avanza Alex Mendo, è sempre il dialogo con Florio che prova ad andarsene al tiro, anzi probabilmente era uno scambio con Ivano Rossi che prende palla, la cede ad Alex Mendo, la palla torna al numero 69 che realizza la rete del 2-2 e quindi riporta in equilibrio il match, 9 minuti di gioco, 2-2 alla Palestra Palumbo. Riprende il gioco e lo fa con la palla a mano Romagna che in attacco, difesa schierata invece della squadra di Maione, c'è stato anche il cambio che è uscito il numero 37 Andrea Schipani, è entrato il numero 17 Antonio De Luca. Fermo sul 2-2 il risultato, assoluto equilibrio in questo primo quarto, quasi 10 minuti trascorsi dall'inizio di questa gara, lo ricordiamo, il nono turno del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie A Silver, ultime gare di questa fase regolare, quindi l'importanza di queste gare è fondamentale. Intanto c'è un palo clamoroso per la Gioia Lanzara, la palla indirizzata in porta da Lorenzo Fragnito che adesso deve difendersi ma spara troppo alto, anche il numero 14 Filippo Ariotti per la palla a mano Romagna e quindi da una parte e dall'altra due occasioni fallite con il risultato che resta immutato, il pubblico che incita la palla a mano la Gioia Lanzara, mentre la palla a mano Romagna, dicevamo, si è già schierata in difesa, deve difendersi dall'attacco dei padroni di casa. Florio che se ne va dalla distanza, prova ad agganciare e a recuperare il pallone Lettera, nulla di fatto, deve ritrovare le proprie posizioni la Gioia Lanzara perché se n'era già andata invece la palla a mano Romagna,
attacca la palla a mano Romagna, altissimo il tiro degli ospiti, quindi il risultato è sempre sul 2-2. Mendo per Alessandro Florio, riceve De Luca che da poco è entrato in campo, ancora Florio che al centro del campo fa viaggiare il pallone, Alex Mendo riceve proprio De Luca che se ne va al tiro, è entrato in campo da poco con il numero 17, Antonio De Luca porta in vantaggio . Riporta in parità il match, 3-3 il risultato, 13 minuti quasi trascorsi, attacca ancora la Generalanzara, 3-3 il risultato, adesso deve difendersi la squadra di casa, avanza la palla a mano Romagna, la rete... E c'è il time out, 3-4 il risultato quando sono trascorsi quasi 13 minuti di gioco. Sono colorata ogni tanto. Gioco che è ripreso, 3-4 il risultato, in vantaggio la palla a mano Romagna, quindi una rete di distanza tra le due formazioni in campo. Adesso c'è l'attacco della Generalanzara, forti le indicazioni, la voce di Pasquale Maione si è ben sentita senza gli spalti in questo time out, non è soddisfatto della prestazione dei suoi, mentre intanto arriva la risposta, ha fatto bene la strigliata di coach Maione e suoi, perché c'è la rete del pareggio, 4-4 ad opera di Fragnito. Lanzara che si difende, Romagna invece che attacca, lo fa con il numero 7, Gregorio Mazzanti. Pallone adesso al centro, riceve ancora Mazzanti, la palla passa per il centro del campo con Ramondini, ancora Mazzanti, ancora il numero 23 che riceve palla, prova ad andarsene nell'uno contro uno. Il pallone però della Generalanzara, Mendo che lancia Fragnito, la rete del vantaggio della Generalanzara, 5-4 dopo 14 minuti dall'inizio del match. Per la prima volta la squadra di casa passa in vantaggio, una rete a distanziare le due formazioni in campo, 5-4 il risultato. Ramondini e poi Mazzanti, la palla per l'ala e arriva la nuova rete del pari. A pensarci è stato il numero 21 della palla a mano Romagna, Mattia Zavagli, che ha realizzato la rete del
5-5, assoluto equilibrio in questa gara, mentre intanto dalla panchina per la pallamano Romagna vediamo prepararsi l'ex di questa gara, parliamo di Emanuele Bellini che quindi è prossimo ad entrare in campo. Alex Mendo, c'è di nuovo Schipani in campo, sempre Mendo, sbaglia il passaggio, pallone che era indirizzato da Alessandro Florio, finisce invece tra le mani del numero 7 della Pallamano Romagna, Gregorio Mazzanti, che realizza la rete del 5-6, si è trovato da solo davanti al portiere, ma è immediata la risposta dopo l'errore. Alex Mendo aveva indirizzato il pallone per Alessandro Florio che non l'aveva preso e poi è subito arrivata la risposta dell'handball Lanzara, 6-6 il risultato, assoluto equilibrio, ci ha pensato il numero 75 a riportare in parità il risultato. Cambi sulla panchina di Miguel Moriana Lopez e come dicevamo l'ingresso in campo proprio della numero 77, l'ex di questa gara, Emanuele Bellini. In campo però vediamo anche il numero 11, Javier Lamarca, che adesso riceve palla al centro, ancora Lamarca che prova il tiro basso, nulla di fatto, però sempre il 6-6 il risultato. Mendo che avanza indietro per Schipani, un'incertezza, ma la palla viene recuperata, ceduta da Alessandro Florio, la finta, il pallone nelle mani del numero 69 Ivano Rossi che finisce giù nel momento di andare al tiro, c'è il fischio da parte dei direttori di gara e quindi si andrà con un tiro dai 7 metri nella circostanza precedente ad un minuto dall'inizio del match. C'era già andato proprio Alessandro Florio, aveva fallito in quella circostanza, vedremo se adesso il numero 13 sarà bravo, ma esattamente come è accaduto prima, c'è di nuovo la parata da parte di Alessandro Maestrello che difende i pali della Pallamano Romagna, quindi due errori dalla linea dei 7 metri per Alessandro Florio e quindi due occasioni sprecate per la squadra di casa di poter allungare, anche se di poco, perché il match è in assoluto equilibrio. Ancora un errore nel passaggio, Alex Mendo, la palla era per Ivano Rossi, mentre invece dalla parte opposta subito ha approfittato di questo errore la Pallamano Romagna e c'è la rete di Mattia Zavagli, ancora lui quello che realizza il gol del 6-7, di nuovo più uno per gli ospiti. Sette risultato, Florio che prova ad avanzare, palla indietro per Schipani, ancora palla per Ivano Rossi che ancora una volta finisce giù proprio come nella circostanza precedente. Mendo, il tiro, la palla che finisce sul palo, poi recuperata da Fragnito, ma il tiro era praticamente diretto nelle mani centrale del portiere Alessandro Maestrello. C'è sempre la Pallamano Romagna che attacca, arriva la rete del più 2 e sempre Mattia Zavaglio protagonista di questi ultimi minuti del match, 6-8 il risultato che è cambiato e dunque per la prima volta dall'inizio del match la squadra ospite, quella allenata da Miguel Moriana Lopez, è avanti di 2 sulla squadra di casa. Cambi anche sulla panchina di Pasquale Maione perché è entrato in campo il numero 3, il capitano Antonio Milano. Alex Mendo che se ne va al tiro dalla distanza, sfortunato in questa gara, mentre arriva la rete del meno 1 per la Genoa Lanzara, quella del 7-8, però dicevamo sfortunato fin qui Alex Mendo, uno degli atleti di maggiore esperienza
In campo il numero 75, anche lui dal punto di vista fisico questa settimana non è stata semplicissima, lo dicevamo, tante assenze nella Generanzara, ma anche tra quelli che sono in campo, e Alex Amendo ne è un esempio, c'è qualcuno che non è al top della propria condizione. Adesso schierata in difesa la Genea Lanzara, con la palla a mano Romagna che attacca, lo fa con Javier Lamarca, c'è però un errore proprio da parte del numero 11 e quindi può riportarsi dalla parte opposta del campo proprio il 7 di Pasquale Maione, lo fa con Mendo, parla per il capitano Milano. Mendo riceve ancora palla Andrea Schipani, è sempre il numero 37 a gestire questo pallone, lo scambio tra Milano e Fragnito che dà indicazioni in campo ai suoi, Mendo indietro per Lettera che avanza, lo scambio con Schipani che non ha spazi, allora la palla torna ad Alex Mendo, lo scambio con il capitano Milano e poi il tiro dalla distanza, un'ottima soluzione cercata e la rete trovata poi proprio dal numero 37 Schipani, e la rete dell'8-8, quindi di nuovo assoluta parità con la palla a mano Romagna che era riuscita a riportarsi per la prima volta in questo match nei minuti precedenti sul più 2, poi però immediatamente recuperata dalla squadra di Pasquale Maione che ha saputo sfruttare anche un errore precedente, quello del numero 11 Javier Lamarca. Adesso però è proprio la palla a mano Romagna che attacca, il numero 7 se ne stava andando al tiro, si tratta di Gregorio Mazzanti messo giù da Fragnito, 2 minuti per il numero 14 della Genea Lanzara. Ancora il numero 7, poi Lamarca, quindi palla a mano Romagna che attacca, chiede di essere attenti in difesa ma arriva ancora una rete per il Romagna, 8-9 ed è sempre il numero 21 tra i migliori in campo in questa prima frazione, si tratta di Mattia Zavagli, già tante le reti realizzate dal numero 21 del Romagna, 8-9 il risultato, che però è sempre in equilibrio sostanziale, cioè sempre una rete di distanza tra le due squadre, al massimo le due reti di cui abbiamo parlato nella circostanza precedente, poi per lunghi tratti di questa prima frazione le squadre sono state sul pari, vedremo cosa riuscirà a fare se conquista ancora una volta il pareggio. La squadra allenata da Pasquale Maione prova ad andarsene proprio Antonio De Luca che da poco è rientrato in campo per andare al gol, ricordiamo che però c'è l'inferiorità numerica momentanea da gestire per la squadra di Pasquale Maione con i 2 minuti per Lorenzo Fragnito. Mendo, il tiro dalla distanza, la palla che entra, non ci arriva Alessandro Maestrello e il risultato quindi che cambia di nuovo in parità, 9-9 il risultato, è l'errore, la palla che non entra per la palla a mano Romagna, ci aveva provato il numero 14 Luca Tondini. Anche Antonio Caporaso, il numero 26 in campo per la Genea Lanzara, queste le scelte di coach Pasquale Maione che ricordiamo gestisce l'inferiorità numerica, ci sono sempre 2 minuti per Lorenzo Fragnito, De Luca che prova ad andarsene al tiro, il direttore di gara dice no, fa no il cenno con la testa chiaro lampante per far ripartire adesso il gioco. Milano, Alex Mendo riceve proprio il nuovo entrato Antonio Caporaso, ancora Milano, un passaggio basso che però non riesce, Milano palla per Alex Mendo, la marca dalla parte opposta se ne va, arriva la rete del 9-10, quindi doppia cifra Miguel Moriana Lopez e nuovo vantaggio quindi per la pallamano Romagna con
la Genoa Lanzara, che però può sfruttare l'occasione perché è in attacco, mentre proprio per la Genoa Lanzara si concludono i due minuti all'indirizzo di Lorenzo Fragnito, che rientra in campo, ritrova la sua posizione e poi Florio De Luca va dalla distanza, un tiro anche piuttosto potente, ci arriva però con la mano Alessandro Maestrello, la palla sbatte sul palo, non entra, quindi nulla di fatto, resta la rete di distanza tra Genoa Lanzara e Pallamano Romagna, a favore ovviamente della Pallamano Romagna che è avanti di uno. Alessandro Rotaru, il capitano della Pallamano Romagna che gestisce questo pallone, poi lo scambio indietro ancora per il numero 21, la marca che viene chiuso da due, si tratta di Antonio De Luca e del numero 69 Ivano Rossi, c'è sempre però la squadra allenata da Lopez in attacco, la marca, lo scarico sull'ala, il numero 23 Noè Ramondini. Palla per la Genoa Lanzara con Florio e poi De Luca, cambi sulla panchina di Pasquale Maione, fuori Alex Mendori, vediamo in campo il numero 37 Andrea Schipani, 9-10 il risultato, l'occasione per i padroni di casa di riportarsi in parità, in assoluto equilibrio è stata tutta questa prima frazione. De Luca, ancora Florio e poi indietro per Schipani, ancora per De Luca che riceve palla, che se ne va al tiro, ma come nella circostanza precedente e ancora una volta Alessandro Maestrello che arriva sul pallone, la marca rapido già dalla parte opposta, lo scambio, l'ottimo schema e l'ottima azione costruita dalla Pallamano Romagna che ritorna sul più 2, la rete del 9-11 costruita da una buona azione di la marca per il capitano, il numero 15 Alessandro Rotaru, la palla che è entrata. Gioco che è ripreso, due reti di distanza tra Genoa Lanzara e Pallamano Romagna, 9-11, i padroni di casa devono recuperare, devono farlo in questi 4 minuti scarsi dalla conclusione della prima frazione di gioco, ne hanno l'opportunità adesso Antonio De Luca, il pallone ancora una volta centrale, 3 su 3 falliti i tentativi da parte del numero 17, 3 su 3 le parate di Alessandro Maestrello proprio sui tiri di De Luca della Genoa Lanzara, il pubblico incita, cioè la tensione che si fa sentire per una gara certamente importante, una di quelle che apre alla fase conclusiva della stagione regolare del campionato, la marca sul pallone, poi lo scarico sull'ala, ma c'è un errore, il passaggio non riesce, la palla a mano Romagna, un pallone intercettato dal numero 7 Matteo Lettera della Genoa Lanzara, torna nelle disponibilità della squadra di casa che adesso può attaccare, non deve sprecare questa occasione. Il numero 15 Thomas Russo adesso al centro del campo per Schipani, ancora Russo che riceve palla e poi Schipani, lo scambio con Antonio De Luca, Schipani, su di lui ci va un avversario, si tratta proprio di Rotaru, ma la palla è sempre della Genoa Lanzara, 9-11, seguiamo questa azione, la manovra d'attacco prolungata, Schipani ancora fermato da Alessandro Rotaru.
due minuti qualcosa di più alla conclusione della prima frazione di gioco, 9-11, un primo tempo che è sempre stato in equilibrio ma che in questi minuti conclusivi vede avanti di due ma riesce ad accorciare. Adesso la Generale Lanzara, 10-11 il risultato e c'è un time out. Due minuti alla fine del primo tempo, il gioco che è ripreso dopo il time out e gioco che riprende con la palla a mano Romagna che è in attacco, la Marca che gestisce questo pallone, poi ancora Rotaru al centro del campo, palla ancora per Ramondini, la Marca, il capitano che scarica sull'ala, la palla che clamorosamente non entra, il palo salva Joel Cappellari. Adesso la Generale Lanzara ha l'opportunità importantissima, considerato che manca poco più di un minuto alla conclusione della prima frazione, di riportarsi sul pari. De Luca e poi Schipani, 10-11 il risultato, lo ricordiamo, sempre Schipani il numero 37, costretto a cedere palla indietro ad Alessandro Florio, errore però nel passaggio, il pallone era indirizzato ad Antonio De Luca. Nulla da fare, 10-11 il risultato che non cambia, adesso dovrà difendersi e farlo bene la Generale Lanzara, attento tra i pali, invece c'è Joel Cappellari, la Marca con Rotaru, ancora la Marca, il dialogo tra i due, il tempo che scorre, 40 secondi alla conclusione della prima frazione, il numero 23 Ramondini e c'è una parata importante ma il pallone è ancora recuperato proprio dall'ex di turno Emanuele Bellini, la Marca è sempre in attacco, la squadra di Miguel Moriana Lopez, la Marca e poi il numero 21, si tratta di Mattia Zavagli che finisce giù, anzi era il numero 3 Nicolò Bianconi, il pallone di Fragnito, occasione importantissima, palla per Lettera e palla che entra proprio sullo scadere, 11-11, assoluta parità. Matteo Lettera firma la rete dell'11-11 con il primo tempo che quindi si chiude in parità. Ci ritroveremo tra pochissimo alla Palestra Palumbo di Salerno per il secondo tempo di Generale Lanzara, pallamano Romagna.
Parte il secondo tempo tra Gionia Lanzara e Romagna, una prima frazione di assoluto equilibrio che infatti si è chiusa sul risultato di 11-11 con la rete del pari firmata per la Gionia Lanzara da Matteo Lettera proprio allo scadere dei 30 minuti della prima frazione, quindi un primo tempo combattuto. Adesso c'è da vivere questo secondo tempo alla Palestra Palumbo di Salerno. Ci aspettiamo comunque di rivedere quanto già visto nel corso della prima frazione, con le due squadre che sono lì ad inseguirsi a vicenda e a provare a strappare questa vittoria importante per entrambe, per la posizione di classifica che le squadre occupano, la sesta posizione per la Gionia Lanzara con 20 punti, la quinta invece per il Romagna, lo ricordiamo, con le ultime gare di questa fase regolare del campionato, mentre c'è già un tiro dai 7 metri per la squadra ospite con Javier Lamarca che se ne va al tiro e dal gol. In porta per la Gionia Lanzara un cambio, fuori Joel Cappellari, dentro invece il numero 99 Francesco Coviello a difendere i pali della sua squadra. 11-12 il risultato, quindi esattamente come è accaduto nel primo tempo, il primo vantaggio, il vantaggio iniziale della squadra ospite, il tiro, ma c'è stata la parata invece di Alessandro Maestriello per la palla a mano Romagna, con il pallone indirizzato in porta della Gionia Lanzara che invece non è andato, squadra di casa, la squadra di Maione che adesso deve difendersi dall'attacco del 7 ospite. Gestisce questo pallone Nicolò Bianconi al centro del campo, ancora Bianconi che riceve palla, l'apertura su Mazzanti, palla ancora per Bianconi che prova ad avanzare, non c'è lo spazio, indietro ancora per la marca, un pallone perso, errore del Romagna, recupera Fragnito per Schipani, ancora Fragnito e la rete del 12-12 porta la firma del numero 14 della Gionia Lanzara. Attacca in Romagna, lo fa con la marca per il numero 7 Mazzanti. Ancora Mazzanti che riceve palla, la palla però alta sulla porta di Francesco Coviello. C'è la Gionia Lanzara in attacco, Florio, rivediamo in campo anche Alex Mendo, di nuovo il numero 13, un passaggio a vuoto però per la Gionia Lanzara, Florio per Andrea Schipani che però se ne stava già andando. 12-12 il risultato, quasi 4 minuti di gioco trascorsi dall'inizio della seconda frazione, Florio indietro per Alex Mendo, ancora il passaggio per Schipani, ancora Florio, l'apertura sull'ala fuori, non prende bene la mira Mattia Senatore, il numero 4 della Gionia Lanzara che vediamo adesso in campo, il cambio però rapido, fuori proprio Senatore, dentro di nuovo Antonio De Luca, si deve difendere la Gionia Lanzara, c'è il tiro e anche la rete per l'handball, per la palla a mano Romagna, quella firmata dal numero 12 Filippo Ariotti, dunque ancora una distanza
tra le due squadre in campo, 12-13, 12 handball Lanzara, 13 per la pallamano Romagna, e c'è il cambio tra i pali. Abbiamo visto in questi primi 4 minuti del secondo tempo il numero 99 Francesco Coviello, torna adesso l'esperto Joel Cappellari a difendere la porta della Genoa Lanzara. Adesso però c'è da guardare per Joel Cappellari, perché è proprio la sua squadra che sta attaccando, lo fa con Florio che prova il tiro dalla distanza, ci mette una mano ma sarebbe probabilmente andata comunque fuori Alessandro Maestriello, mentre Joel Cappellari chiude la sua porta, cioè aveva provato l'autore del precedente gol del... della palla a mano Romagna, si tratta di Filippo Ariotti. Adesso però c'è sempre il Romagna che attacca al centro del campo con Nicolò Bianconi che detta le regole di questa manovra d'attacco, ancora Bianconi e poi Mazzanti, l'apertura è proprio su Filippo Ariotti, l'ennesima parata di Joel Cappellari che tiene invariato il risultato, il numero 89 nella Genoa Lanzara, che adesso può ripartire, può rendersi ancora una volta pericolosa, così come tante volte è accaduto nel corso della prima frazione, quella che si è chiusa sul risultato di 11-11 e che in generale è trascorsa in assoluta tranquillità e proseguita in assoluta in assoluto equilibrio tra le due squadre. Schipani, adesso Mendo riceve invece Florio, Mendo su di lui un avversario, si libera del pallone che finisce nelle mani di Schipani e di nuovo invece per Mendo che si trova al centro del campo. Adesso avanza Alessandro Florio che viene fermato nel tentativo di andarsene al tiro dal numero 9 della pallamano Romagna, si tratta di Rinaldo Ceroni, ma ci prova ancora e fa molto bene, ci crede fino in fondo il numero 37 Andrea Schipani, che riporta la sua squadra in parità, 13-13 il risultato. Finisce giù intanto uno degli atleti della pallamano Romagna, si tratta del numero 7 Gregorio Mazzanti, che si è immediatamente rialzato con il gioco che dunque può proseguire in tranquillità. C'è Bianconi che gestisce questo pallone, poi lo scambio con la marca, di nuovo per Bianconi e poi Mazzanti, è sempre il numero 3 a ricevere, la marca che però non trova lo spazio, palla che di nuovo per Bianconi, la marca al centro del campo, lo scambio con Mazzanti, vediamo se riesce a chiudere bene la difesa, ma soprattutto la parata arriva da parte di Joel Cappellari sul tentativo di riportarsi in vantaggio, di distanziare seppur di un gol la squadra di casa, appunto chiude sul numero 6 Tommaso Albertini invece Joel Cappellari. Gioco che è ripartito, De Luca per Andrea Schipani, ancora Antonio De Luca al centro del campo, Florio De Luca riceve di nuovo Schipani, lo scambio con Ivano Rossi che rivediamo in campo, avanza Florio, non c'è il varco, palla per De Luca che però viene fermato. Schipani. Palla che passa ma il passaggio non è preciso, la palla era diretta di Rossi, è già ripartita la palla a mano Romagna con Mazzanti che riceve palla, poi ancora per Tondini, un errore anche per la squadra ospite e Cappellari che lancia Matteo Lettera, il numero 7, la Genoa Lanzara che in questo secondo tempo per la prima volta passa avanti un punto e un gol di distanza tra le due squadre in campo, 14-13, adesso però è chiamato a difendersi, a farlo con convinzione e precisione la squadra di Pasquale Maione e riportarsi dalla parte opposta magari con l'occasione
di andare addirittura sul più 2, cosa mai accaduta dall'inizio di questa gara. Vedremo però, e c'è l'errore, la palla troppo alta per Javier Lamarca, occasione sprecata da parte del 7 di Miguel Moriana Lopez di riportarsi in parità, e questa è l'occasione importante per la Gioia Lanzara. Per la prima volta alla palla probabile possibile del più 2, il 7 allenato da Pasquale Maione. Vedremo cosa riuscirà ad inventarsi, cosa riuscirà a costruire la squadra di casa. Fragnito, De Luca, la palla che entra, 15-13, più 2 per la Gioia Lanzara. Gli applausi da parte del pubblico, ci va adesso con convinzione, ma finisce giù Nicolò Bianconi, che mette giù uno degli atleti della Gioia Lanzara, e siamo quindi ancora una volta dalla parte opposta. Un momento di gara sicuramente favorevole alla squadra di casa. Florio, che non può e non deve sbagliare. In campo anche Carlo Milano con il numero 8. Schipani, Antonio De Luca, una palla che scotta, c'è la parata, c'è riprovato però il numero 17, già ripartita rapida la palla a mano Romagna con Tondini, palla per Mazzanti, ma la parata importantissima, ci ha messo il piede il solito Joel Cappellari, che ha ben abituato il pubblico di casa. Una parata importante, quella del numero 89 della Gioia Lanzara. 15-13, risultato che non cambia, avanti di 2 gli uomini di Maione. Lanzara in attacco, Fragnito, De Luca e poi Schipani per Florio, il passaggio, e poi Senatore, Mattia Senatore, il numero 4, che realizza la rete del più 3. C'è il time out, 16-13 alla Palestra Palumbo di Salerno. Sedici-13, un momento assolutamente favorevole per la squadra di Pasquale Maione, che ha prima raggiunto il Romagna, poi si è riportata sul più 1, il più 2 ed in ultimo il più 3, la rete del 16-13. Adesso quindi il Romagna a dover inseguire per la prima volta in una gara che è sempre stata in equilibrio assoluto sin dalla prima frazione. 16-13, ancora una parata importantissima da parte di Joel Cappellari. Chiede più ritmo, più velocità Pasquale Maione dalla panchina, perché la sua squadra è in attacco. Florio per Mendo, il tiro, ma c'è la parata di Alessandro Maestrello, c'è anche Alex Mendo che finisce giù, e ci sono anche 2 minuti all'indirizzo di uno dei giocatori della palla a mano Romagna. Si tratta del numero 14, Luca Tondini, che deve accomodarsi in panchina.
16-13 il risultato, chiare le indicazioni che si avvertono e si ascoltano, quelle che arrivano da coach Pasquale Maioni all'indirizzo dei suoi giocatori in campo. Schipani che adesso attacca, la palla che entra, il clamoroso gol, quello del più 4 da parte di Andrea Schipani, il numero 37, 17-13, un buon momento per la Genoa Lanzara, che ha avuto la capacità, il cinismo, nonostante le tante difficoltà che abbiamo raccontato in apertura di questo nostro racconto di questa gara valida per il nono turno di ritorno del campionato nazionale di Serie A Silver, le tante difficoltà legate ad un'infermeria pienissima con tanti assenti, in particolare Luigi Arena, 17-14 intanto, con la rete che è arrivata dall'ex Emanuele Bellini per la palla a mano Romagna. Schipani e poi Alessandro Florio, il pallone per il numero 69 Ivano Rossi, su di lui ci va proprio Bellini, la palla però è sempre della Genoa Lanzara, con Schipani che scambia con Mendo, di nuovo Schipani al centro e poi Florio, rapido il passaggio per Senatore che però non ha spazio, Florio il tiro ma c'è la parata, un tiro non fortissimo quello di Alessandro Florio. 17-14 il risultato, stiamo per avviarci verso la conclusione del terzo quarto, siamo a 14 minuti dall'inizio della seconda frazione, con il Romagna che adesso attacca, lo fa con Gregorio Mazzanti e poi il capitano Rotaru che riceve palla, gestisce questo pallone, prova ad avanzare, non c'è lo spazio, poi Mazzanti, ancora Gregorio e di nuovo la marca che avanza, se ne va il tiro ma ancora una volta la parata, finisce anche giù il numero 11 del Romagna, Javier Lamarca. Attacca il Romagna, lo fa con Mazzanti, l'apertura sull'ala ma c'è un errore nel passaggio, quello di Mazzanti che era indirizzato al numero 21 Mattia Zavagli, che nel corso della prima frazione ha realizzato tante reti importanti per i suoi. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco con una gara che vede avanti la palla a mano la Genoa Lanzara, 17-14, tra le reti che distanziano le due formazioni in campo, con Pasquale Maione che si prepara ad ulteriori cambi, c'è il capitano Rotaru che avanza e poi Mazzanti, Rotaru il tiro ma spara alto, il capitano del Romagna non deve neanche preoccuparsi, Joel Cappellari, di intercettare un pallone che era in realtà altissimo, fuori misura, con la palla a mano con la Genoa Lanzara che può ripartire, lo fa con Mendo, ci sono gli applausi che incitano la squadra in campo. Alessandro Florio, Senatore, di nuovo per Florio, lo scambio con Schipani, non riesce, adesso il passaggio, l'errore della Genoa Lanzara, il numero 21 che adesso realizza la rete del meno 2, si tratta di Mattia Zavagli, abbiamo già detto in precedenza delle buone reti importanti realizzate nel corso della prima frazione, con dunque il Romagna che dal meno 4 si è riportato adesso sul meno 2, deve riuscire adesso a fare qualche passettino in avanti ancora una volta la squadra di casa per mettersi in tranquillità. Fragnito che riceve palla, adesso c'è Schipani al centro del campo per la Genoa Lanzara, Florio e poi Mendo, ancora un passaggio sbagliato, non si intendono i due, Mendo per Schipani, tutto questo favorisce la ripartenza, il contropiede del Romagna, 17-16. A fasi alterne questa seconda
frazione con una buona Gianea Lanzara per i primi minuti di questa seconda frazione. Squadra di casa che è riuscita a riportarsi sul, a portarsi sul più 4. Buona fase adesso quella che sta vivendo in Romagna, che ha trovato e sta trovando la forza di risalire lo svantaggio dal meno 4 adesso al meno 1, ma deve difendersi la squadra di Michel Moriana Lopez, perché in attacco c'è la Gianea Lanzara, Mendo, Florio, non deve sbagliare la squadra di Maione, ma la palla non entra, il tiro era proprio di Alex Mendo, c'è però la parata da parte di Alessandro Maestrello. Ci riprova ancora Mendo, finisce giù il numero 75 della Gianea Lanzara. Gianea Lanzara in attacco con Florio, c'è un contatto e può ripartire, porta vuota e la rete del pareggio per il Romagna 17-17. È una partita certamente non noiosa quella a cui si sta assistendo alla Palestra Palumbo di Salerno. Dal meno 4 ha raggiunto di nuovo il pareggio la squadra ospite, 17-17, c'è un time out. Assoluta parità, assoluto equilibrio, proprio come è accaduto durante tutta la prima frazione tra Gianea Lanzara e palla a mano a Romagna. Adesso però c'è la squadra di casa che attacca, c'è ancora un errore nel passaggio con gli ospiti che possono ripartire. Adesso c'è da stare attenti, c'è da difendersi per la Gianea Lanzara, perché l'opportunità in Romagna assolutamente ghiotta, cioè praticamente quella di riuscire a tornare in vantaggio, a realizzare la rete del più uno. Vediamo cosa si inventa adesso la squadra ospite, la palla per il capitano che finisce giù. Mazzanti, lo scambio con Rotaru e la palla che entra. 17-18, è tornato in vantaggio il Romagna, un passivo importante quello subito dalla Gianea Lanzara, che era andata sul più 4. Adesso però
5 reti consecutive subite dalla squadra allenata da Pasquale Maione. La forza adesso del Romagna di riportarsi in vantaggio. Vedremo cosa farà, ma sparatissimo invece il numero 37 Andrea Schipani per la Genoa Lanzara. Risultato che non cambia, è sempre di 17-18 quando mancano 10 minuti alla conclusione di questa prima frazione, di questa seconda frazione. In vantaggio la squadra ospite. Rotaru con la squadra di casa, dicevamo, che invece adesso deve difendersi. Il capitano Rotaru per la marca, il numero 11, ancora la marca che gestisce questo pallone, sempre il numero 11 a provare ad andarsene. Viene però fermato, palla che non entra. È gioco che invece può riprendere in questo momento, proprio con la marca che viene messo giù dal numero 75 della Genoa Lanzara. Si tratta di Alex Mendo, la marca che proverà ad andarsene al tiro, invece no, c'è lo scambio con Rotaru e poi quello che riesce bene per Emanuele Bellini, che realizza la rete del più 2, 17-19. Il risultato che cambia ancora una volta a favore della pallamano Romagna. C'è un cambio per Pasquale Maione, fuori il numero 37 Schipani, dentro invece il numero 26 Antonio Caporaso Fragnito. Proprio Caporaso che adesso cede palla a Fragnito per Florio e poi Alex Mendo. Fragnito recupera questo pallone, indietro per Florio e poi l'apertura su Avallone. Senatore, ancora Fragnito, Caporaso che non riesce a tenere in campo questo pallone. 17-19, deve stare attento adesso alla Genoa Lanzara, non deve perdere la concentrazione perché ci si avvia verso la fase conclusiva del match. Ha sprecato, ha dilapidato tutto il vantaggio che era riuscita a costruire la squadra di Pasquale Maione. Si è fatta raggiungere 4 le reti realizzate e poi superare con ulteriori 2 reti da parte del Romagna, con il risultato che quindi ancora una volta cambiato 17-19. Adesso c'è proprio il Romagna che ha la palla del potenziale più 3, la marca e poi il capitano, ancora la marca che preferisce aprire sul numero 23 Noera Mondini, ancora Javier la marca che non ha lo spazio, su di lui ci va Alex Mendo. La marca ancora in attacco, il Romagna, c'è un contatto Cappellari per Alessandro Florio. Deve essere rapida l'azione della pallamano Romagna, della Genoa Lanzara, con un'occasione che però fallisce. Palla che entra, e la rete del 17-20 più 3 per il Romagna.
C'è ancora il Romagna adesso in attacco, certo è cambiato anche di tanto l'aspetto di questa seconda frazione che vedeva avanti la Genoa Lanzara, adesso però c'è il più 3 per la squadra ospite che ha ancora un'occasione che però viene fatta sfumare dalla parata di Joel Cappellari, 17-20 e c'è un time out. Gioco che riprende in questo momento meno di 5 minuti alla conclusione di questa gara che è valida per la nona giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Silver tra Genoa Lanzara e Romagna, 17-20 il risultato alla Palumbo, la forza, l'orgoglio, la squadra di casa deve tirarlo fuori adesso sin da subito per provare a recuperare, per ricucire questo svantaggio che è di 3 reti, per provare a chiudere in maniera positiva la gara. Purtroppo un errore da parte di Antonio De Luca che quindi riporta in difesa i suoi, in attacco invece gli ospiti. In attacco la palla a mano Romagna con Rotaru e poi il numero 23 Noè Ramondini, c'è ancora il capitano che tiene il pallone, la rete di Ramondini, ci sono i 2 minuti all'indirizzo di uno dei giocatori della Genoa Lanzara, 17-21 intanto il cambiato ancora, adesso il più 4 è proprio per la squadra ospite, i 2 minuti per Antonio De Luca, il numero 17, adesso a colloquio con coach Pasquale Maione, mentre invece la gara prosegue, 17-21 il risultato, in attacco la Genoa Lanzara, Schipani per Fragnito, poi c'è Florio che riceve palla, indietro per Senatore, Mattia Senatore che cede di nuovo palla al compagno Alessandro Florio, l'apertura sull'ala, lo scambio con Mendo, palla che si stampa sulla traversa e di nuovo però dell'Edmond Lanzara recuperata da Mattia Senatore con la squadra di casa che si riorganizza per rendersi ancora una volta pericolosa. Fragnito per Mendo e poi avanza Alessandro Florio, non riesce lo scambio, ancora un errore da parte della squadra di casa, non riesce lo scambio tra Florio e Mattia Senatore, 17-21 il risultato, con tutta calma invece si avvia nella parte opposta del campo la squadra allenata da Miguel Moriana Lopez che è avanti di 4 e che adesso sta organizzando questa manovra d'attacco. Pallone per la marca e poi per il capitano Alessandro Rotaru, ancora la marca, il numero 23 Ramondini che scambia il pallone con il suo capitano che adesso avanza
non trova però il varco giusto, aveva probabilmente cercato uno scambio che però non è riuscito. 2 minuti alla conclusione, 17-21 il risultato. Schipani, Florio, dietro di lui c'è Fragnito, pronto, ha ricevuto palla, l'ha anche ceduta ancora una volta a Florio. Mendo per Senatore, Florio, Fragnito, la palla che entra, c'è la rete del 18-21. Gioco che è ripreso, 1 minuto e mezzo alla conclusione della gara tra Genea Lanzara e Pallamano Romagna, con la palla che entra, ancora una rete da parte degli ospiti, 18-22, appena rientrati in campo dopo il time out, finisce giù Alex Mendo. Attacca la squadra di casa, lo fa con Schipani, su di lui però c'è il numero 11, la marca, ed ancora Florio, Mendo, il tiro e la palla che entra, 19-25, un minuto scarso alla conclusione, meno di 60 secondi alla fine della gara tra Genea Lanzara e Romagna, 19-22, con il tempo che scorre il Romagna che adesso attacca, lo fa con la marca e poi Zavagli, lo scambio con Ramondini, ancora la marca che adesso prova ad avanzare, deve riposizionarsi in difesa, la squadra di casa con gli ospiti che si fermano e che ripartono in questo momento, la marca, Rotaru, il capitano che se ne va al tiro, la palla che però non entra, il fischio da parte del direttore di gara, è già ripartita la Genea Lanzara ma c'è un errore, Florio per Schipani, la palla che gli scivola tra le mani, scivola tra le mani del numero 37 della Genea Lanzara.
Secondi conclusivi, 19-22 il risultato, Genea Lanzara Romagna, gara che si avvia alla conclusione, si salutano i giocatori in campo, si chiude adesso la gara, c'è la sconfitta per la squadra di casa da parte della Genea Lanzara, la vittoria invece del Romagna. Ricordiamo poi il prossimo turno di campionato con le squadre che torneranno in campo tra il 13 e il 14 aprile prossimi e con la Genea Lanzara che sarà impegnata appunto di domenica il 14 alle ore 17 contro Molteno, ancora una volta la Palestra Palumbo, e dalla Palestra Palumbo per il momento è tutto, grazie per averci seguito.